Il Napoli World rappresenta un primo tassello fondamentale del progetto del Sindaco Napoli Città della Musica, perché non solo fermenti artistici, ma anche incontri di business to business, anche valorizzazione delle giovani generazioni, dei giovani artisti e dei giovani professionisti, con un contest che permetterà di esibirsi a sei di loro davanti a circa 80 operatori che vengono dal mondo e dall'Italia. Quindi Napoli sempre di più al centro delle dinamiche, al centro del MENA, del mercato del Nord Africa e del Medio Oriente, e soprattutto Napoli che pensa ai suoi artisti e ai suoi professionisti del comparto musica per dare delle infrastrutture di carattere sia materiale che immateriale per fare business. Napoli c'ha un grosso appeal internazionale, specialmente per la musica, e io credo che questa opportunità, sviluppata negli anni, trasformerà questa città in un contenitore incredibile di musica esportata in tutto il mondo. Napoli World 2022 inaugura un percorso di internazionalizzazione per valorizzare le professionalità musicali del territorio, sviluppando l'export delle attività musicali della città, mettendole in rete con le realtà musicali nel mondo. L'iniziativa è finanziata e promossa dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica e prevede 17 esibizioni live con oltre 70 direttori artistici e manager internazionali e nazionali che valuteranno gli artisti napoletani in ottica di potenziali collaborazioni. Napoli punta a diventare così un riferimento anche per il settore della world music, con la musica come fattore di sviluppo economico, culturale e sociale. La musica è una cosa magica, devi essere visionario, perlomeno devi avere una sensibilità particolare, diciamo, insomma, non posso. Spero che questi giovani hanno tante cose da dire. Noi siamo felicissimi di essere qua questa volta con Napoli World. Noi abbiamo ospitato un mese fa Nugenea ad Oslo e la gente ha impazzito, e sappiamo che c'è un interesse degli artisti napoletani in la Norvegia, e io sono felicissima per questa settimana di ritrovare più artisti, ritrovare altri professionisti del mondo e portare magari un po' di artisti napoletani in Norvegia. I concerti si terranno dal 7 al 10 dicembre alla Fondazione Focus, al Teatro Nuovo e al Teatro Mediterraneo. L'evento è stato dedicato a Marcello Colasurdo, grande esponente della musica folk e popolare napoletana. Napoli World infatti proporrà il 7 dicembre una tamburiata nei quartieri spagnoli. Avvieremo i lavori di Napoli World proprio con un omaggio concreto e di spettacolo per Marcello Colasurdo, per esprimere una vicinanza non solo a parole ma anche a fatti di Napoli World e di tutta l'amministrazione.